Un uomo ha degli strani buchi sulle dita. Quando il dottore lo vede, chiama immediatamente la polizia. Quando Mark ha notato per la prima volta degli strani buchi sul suo pollice, è andato completamente nel panico. Non sapeva ovviamente cosa fare e non era mai capitato prima d'ora. Immaginate un giorno di stare bene e il giorno seguente di scoprire certe cose sul vostro corpo. Come reagireste? Beh, Mark non l'ha presa proprio benissimo ed è corso in ospedale, anzi, prima in realtà ha fatto tante altre cose. In ospedale ha trovato un medico molto disponibile che ha cominciato a fare dei controlli visivi iniziali, per poi mandare ad analizzare la situazione in laboratorio, ma ad un certo punto, vedendo i buchi meglio, si è spaventato non poco, alzandosi dalla sedia e correndo fuori senza dare spiegazioni a Mark. Dopodiché ha chiamato la polizia, ma chiudendo la porta a chiave in faccia al giovane, perplesso e senza parole quest'ultimo. Ha cominciato così a colpire la porta. «Fatemi uscire, maledizione! Dottore, cosa sta facendo? Perché ha chiamato la polizia?» Urlò per farsi sentire. E il medico aprì poco più tardi, infine, per dargli una spiegazione, ma andiamo con ordine per capire l'inizio di questa storia e tutto ciò che è successo prima. Come ogni mattina si era svegliato Mark per prepararsi il caffè e andare a lavoro. La sua vita non era il massimo, ma all'età di 30 anni sentiva che qualcosa non andava nella sua vita. Aveva la stessa routine ogni giorno, era solo e con pochi amici, almeno erano fidati, dai. Dopodiché le domeniche spesso andava dai genitori, ma anche quella ormai era diventata una routine che piano piano stava smettendo di compiere. Sembrava non sarebbe cambiato nulla nella sua vita, ma un evento che stava per accadere lo avrebbe costretto a cambiare radicalmente. E gli avrebbe lasciato il segno in modo da portarlo a diventare un'altra persona. Comunque sia, un giorno doveva prepararsi per andare ad un incontro al buio. Aveva conosciuto la ragazza online, ma il giorno prima dell'incontro successe l'inaspettato. La mattina, durante la solita colazione prima di uscire, vide delle cose strane sul suo pollice. Dei buchi, ma non tanti e nemmeno così tanto visibili. Era al primo stadio, ma lui non lo sapeva. Si chiese come fosse possibile e cominciò a pensare a qualche puntura di insetto. Di recente era andato in effetti in alcune zone piene di insetti per lavoro. Era passato in mezzo a parchi gestiti male dal comune della sua città e aveva parlato con dei clienti in un locale in quel parco. Cercò online velocemente per essere sicuro che in effetti fosse proprio la puntura di un insetto, ma sfortunatamente no, non era così. Non era un insetto. Buchi simili c'era scritto che non potevano essere fatti da degli insetti. Quindi cosa poteva essere? Per quel giorno non fece nulla. Andò a lavoro per poi tornare come niente fosse. Ancora non erano così visibili quei fori, ma decise di annullare l'appuntamento. Voleva prima risolvere la cosa. Sperava in un giorno se ne andasse da solo il problema, oppure in una settimana o due, ma il giorno seguente i buchi divennero più visibili e in quantità maggiore. Eppure, piuttosto che andare dal medico, decise di fare di testa sua. All'interno dei buchi sembrava esserci qualcosa e quindi prese una pinzetta per tirare fuori qualunque cosa ci fosse. Una pessima idea ovviamente, ma era una persona che provava ad arrangiarsi il più possibile da sola, piuttosto che chiedere aiuto. In più non era un grande amico dei dottori, quasi sempre ha avuto brutte avventure con loro, specialmente in ospedale, quindi voleva tentarle tutte da solo prima. Ma a quanto pare ha capito velocemente che quel problema richiedeva e come il dottore. Avrebbe dovuto chiamarlo, usare le pinzette è stata una pessima idea. Il dolore lancinante dato dalle pinzette quasi l'ha fatto svenire, e tutto ciò per aver tirato qualcosa di strano. Quindi immediatamente, preso dal panico, chiamò il medico. «Dottore, ho qualcosa di strano al pollice!» Cominciò a raccontare la vicenda in parte, e quando era iniziata al medico, che non capì però benissimo. Fu molto sorpreso, non aveva mai sentito una cosa simile. «Venga pure, vedrà che troveremo un posto anche per lei!» Voleva dire che prima di lui c'erano altre persone. Forse il medico non aveva capito la gravità della situazione, pensò Mark. Prima di farsi vedere, sempre il medico gli disse che avrebbe dovuto ripensare a qualche tipo di cambiamento avvenuto nell'ultimo mese. Ma a lui non vennero in mente molti momenti nella sala d'attesa. Un po' per il rumore delle persone presenti e un po' perché ormai non sapeva dove aggrapparsi per trovare una soluzione. Così, concentrandosi meglio, gli venne in mente la camminata in quel parco. Ma non gli sembrava di aver toccato alcun tipo di insetto, come detto all'inizio. Quindi ripensò a un altro evento in particolare, ma che non c'entrava molto con i buchi, o almeno era quello che pensava. Eppure gli venne in mente. Un appuntamento al buio, uno dei tanti avvenuti in quel mese per trovare l'anima gemella. Era una donna che aveva visto online su Instagram. Aveva cominciato a chattare lei con lui, ma non sembrava veramente interessata ad una relazione e sembrava odiare la società. Rileggendo le chat, notò come lei insistesse tanto soltanto per vederlo e, andato all'incontro, le cose furono alquanto strane. Era silenziosa e raramente tirava fuori argomenti durante la cena, guardava Mark in modo molto molto intenso, ma non faceva niente di eccezionale a parte toccarlo qualche volta, specialmente le mani.
Quell'appuntamento per lui fu un vero disastro e abbastanza triste, così decise di rimediare immediatamente, ma come sappiamo poi sono successe quelle cose. Comunque sia, nella sala d'attesa non ebbe nemmeno il tempo di riflettere meglio che era arrivato il suo turno. Il medico era stato molto veloce nonostante le decine di persone, così cominciò a parlargli in studio raccontandogli l'altra parte della storia, in modo che il medico capisse tutto, ma a quest'ultimo interessava più vedere il pollice ovviamente, all'inizio senza occhiali non riuscì a trovare questi fori nonostante la grandezza. Ma era un medico anziano e ormai gli occhiali erano d'obbligo. Cominciò così a osservare, ma niente da fare, non capì ancora. «Signor Mark, c'è bisogno di un controllo accurato, se non le dispiace devo tagliare un pezzo e cauterizzare immediatamente». Ma Mark, spaventato, disse «Non lo so, guardi, ho provato a sfiorare queste cose ed è uscito un dolore assurdo». Così il medico fece prima un piccolo test. Fece pressione per vedere la sua reazione, ma qui la cosa incredibile, non sentì nulla Mark. Ah, come temevo, sta peggiorando, ha perso perfino la sensibilità al pollice. Infine si fece esportare un pezzo e il medico lo mandò a casa. Torni quando le manderò un messaggio, così le darò i risultati. Mark quindi passò una settimana molto preoccupante, con l'ansia perché i buchi continuavano ad allargarsi e diventare più grossi. Cosa stava succedendo al suo corpo, si chiese più volte. Il medico non sembrava invece preoccupato all'inizio, ma dal laboratorio non arrivarono delle belle notizie. All'inizio gli dissero che le analisi avrebbero richiesto più tempo, perché era una cosa mai vista prima in quella comunità. Poi infine arrivarono i risultati e il medico fece fatica a crederci. Guardò i risultati per un intero giorno per esserne sicuro, per essere sicuro di non aver sbagliato, e poi chiamò Mark. «Signor Mark, avrei bisogno di vederla». Lui sentì la voce del medico un po' tremante, come se dovesse dargli la peggior notizia del mondo. Forse in ospedale di nuovo, e il medico lo fece entrare prima di chiunque altro. E lì guardò di nuovo il pollice. Ormai era sicuro. «Dottore, che succede?» chiese con preoccupazione Mark, ma il medico ancora non se la sentì di parlargli e uscì dalla stanza. «Mi aspetti qui», disse senza nemmeno guardarlo negli occhi. Ma appena Mark sentì le chiavi della stanza girare, si alzò di scatto. «Mi faccia uscire», disse a gran voce. Intanto sentì il dottore fare una chiamata alla polizia. Lui, sempre più arrabbiato, continuò a gridare. Ciò spaventò anche gli altri pazienti. Perciò il medico aprì la porta per spiegargli la situazione. «La prego, stia calmo, abbiamo bisogno di tenerla qua fino all'arrivo della polizia. La sua non è una situazione semplice, ma se andrà in giro in questo stato, le faranno del male i poliziotti. La troveranno ovunque andrà». «Ormai li abbiamo chiamati, non è colpa sua, lo so, ma non possiamo far niente in certe situazioni. Torni dentro e tutto le verrà spiegato a tempo debito». Così Mark rientrò. Era incredulo. Che diavolo di risposta era? Ma la questione della polizia lo spaventava non poco. Prese in mano il suo cellulare per distrarsi, mentre il pollice ormai era insensibile a qualunque cosa. La polizia arrivò molto presto e finalmente Mark cominciò a ricevere alcune risposte. Venga con noi, la dobbiamo mettere in quarantena, signor Mark. Se opporrà resistenza saremo costretti a usare la forza». Lui non disse nulla, annuì. Voleva collaborare, nonostante la paura di quella situazione. C'era una tenda fuori dall'ospedale, con una zona delimitata e nascosta dal resto delle persone. Non volevano altri vedessero. «Mi date queste risposte, per favore?» chiese Mark irritato e finalmente entrò un esperto a parlare con lui. «Signor Mark, non volevamo dirle tutto, ma ecco il problema. La sua è un'infezione, e anche di quelle gravi, proveniente da una pianta, un'infezione che si trasmette da persona a persona. Lei è stato in qualche zona strana di recente?» Mark disse di quel parco gestito male e subito mandarono qualcuno a verificare. «Abbiamo mandato un agente, ci farà sapere entro un'oretta. Intanto stia qua, che io preparo un'operazione adeguata per lei. A quanto pare avrebbero dovuto operare quel pollice, non c'era altra possibilità, forse anche rimuoverlo». E Mark stava cercando di accettare il suo destino. Dopo un'oretta infine arrivarono le persone a dargli una risposta su quel parco. «Mi dispiace, signore, ma non c'era nessuna pianta che potesse farle del male. Ha altri ricordi, qualcos'altro che ha fatto, si ricordi che si può trasmettere anche tra persone questa cosa con il semplice tocco». Così gli venne in mente la ragazza dell'appuntamento, che in effetti aveva un guanto nella mano sinistra, forse per nascondere qualcosa. Gli agenti mandarono immediatamente qualcuno a trovarla. E qui la rivelazione, dopo altre due ore la trovarono. Era una ragazza di nome Rosa, e aveva il pollice nello stesso stato. A quanto pare era andata in una montagna dove era proibito camminare. Ritornata a casa aveva notato questa cosa, e capito immediatamente che era infetta. Però lo aveva fatto apposta a infettare Mark. Voleva che tutti avessero il suo stesso problema, era una persona malata e odiava la società. Per quello aveva incontrato tre uomini a cui trasmettere quelle malattie. Ma fortunatamente avevano trovato tutte le persone infette, che ancora non erano allo stesso stadio di Mark e Rosa, che potevano trasmettere ad altri. E fortunatamente Mark non aveva tanti amici o persone con cui uscire. Infine la ragazza venne operata e arrestata, per aver cercato di fare una cosa fin troppo pericolosa, trasmettere un virus.
Mark venne operato anche lui, ma fortunatamente il suo pollice si è salvato e da allora ha deciso di cambiare completamente la sua vita. Ha mollato il suo lavoro e ha cominciato a viaggiare. Si mantiene facendo lavori casuali nei paesi in cui sta per massimo 2 settimane e continua a viaggiare perché è stufo della solita routine. A volte ci vogliono eventi molto importanti per far cambiare le persone. In questo caso a Mark è servita addirittura un'infezione. Ma per molti basta semplicemente alzarsi dal divano e uscire dalla comfort zone.